Attenzione, attenzione! Sei pronto a immergerti nel gossip più scottante che sta infiammando il cuore pulsante della musica italiana? Tieniti forte, perché quello che è successo sul palco dell'Ariston a Sanremo 2024 ha lasciato tutti a bocca aperta. Oggi, a Onda Virale, parleremo di un bacio, ma non un semplice bacio. Un gesto che ha unito due grandi della musica italiana in un momento che nessuno avrebbe mai previsto. Resta con noi perché stiamo per svelarti tutti i retroscena di questo evento clamoroso. Iscriviti ora al canale e non dimenticare di attivare la campanella per ricevere tutti i nostri aggiornamenti. Caro amico, parliamo del bacio che ha fatto scattare flash e cuori. Emma e Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, si sono lasciati andare a un momento di pura magia. Ma come è successo? Tutto inizia quando Giuliano, sul palco insieme ai suoi Negramaro, viene presentato da Emma, la nostra adorata icona della musica italiana. Tra una battuta e l'altra, il cantante lancia la domanda al fulmicotone: «Ti posso dare un bacio?» E cosa credevi? Emma accetta e il bacio a stampo diventa realtà, sotto gli occhi increduli e gli applausi del pubblico. Ma attenzione, non fatti trarre in inganno! Questo gesto non nasce da un colpo di testa, né tantomeno da una mossa calcolata per il Fanta Sanremo. Niente punti extra. Mi spiace per i fan delle teorie più ardite. La realtà è molto più dolce e profonda. Emma e Sangiorgi sono amici di lunga data. Due anime artistiche che si sono ritrovate in un gesto che, come dice la stessa Emma, porta fortuna. E tu cosa ne pensi di questo episodio sorprendente? Una semplice espressione di amicizia o qualcosa di più? Scrivicelo nei commenti e discutiamone insieme. Per noi è importante conoscere il tuo pensiero e le tue opinioni. E non dimenticare di mostrarci il tuo supporto grazie al tuo like sotto il video. Una cosa è certa. A Sanremo, l'amore e la musica si sono fusi in un momento indimenticabile. Continua a seguirci per non perdere nessun dettaglio sul mondo dello spettacolo, perché qui il gossip non dorme mai. Grazie e alla prossima!